Sì, siamo insieme al mister, parto proprio da Perisic e Politano. I due marcatori sono anche i due giocatori che hanno creato più occasioni nella stagione dell'Inter. Questa sera si sono visti anche come finalizzatori. Sì, è vero, hanno fatto una grande partita perché hanno dato mano per non permettere mai di tirare in porta al Chievo e poi si sono proposti con forza sulla tre quarti per andare poi anche a segnare gol, per cui gli si dice bravi. È la 17ª volta che l'Inter non subisce gol in questo campionato, di fatto un girone intero, stasera addirittura 0 tiri in porta subiti. È un messaggio anche importante, cioè forse la crescita più grande rispetto a un anno fa è stata proprio di tutta la fase difensiva? Sì, è un messaggio importante di un atteggiamento che ormai è consolidato da parte della linea difensiva, da parte del blocco squadra, perché poi la linea difensiva da sola riesce difficilmente ad avere questi numeri, c'è un comportamento di squadra dietro, anche se loro qualche volta devono ragionare così. Non ti preoccupare, ce la facciamo da soli, e loro ogni tanto ce l'hanno fatta. Anche perché poi proprio come difesa stasera è cambiata tanto, è cambiata di fatto metà con Cedric e Miranda, anche la linea mediana era leggermente diversa rispetto al solito. Sì, sì, è vero, hanno fatto una buona partita Cedric e Miranda, soprattutto quando deve andare in campo aperto. Miranda ha questo passo che sembra non dargli poi importanza, ma quando allunga riesce ad arrivare da qualsiasi parte, perché questo tentacolo ce l'ha lunghissimo della corsa, e poi riesce ad essere anche fisico perché è un giocatore forte nell'uno contro uno. Ilaria? Buonasera mister, al netto della vittoria di questa sera ci possiamo aspettare un Inter forse mentalmente diversa nella prossima contro il Napoli, anche per come gioca la squadra di Ancelotti? Sì, perché è un'osservazione giusta, perché non si chiuderanno così come è successo nelle ultime partite. Quello che hanno fatto i nostri avversari è stato di lasciarci giocare fino a metà campo, di lasciarci il pallino in mano. Il Napoli ci verrà addosso, ci verrà a prendere, alzerà la linea di difesa, per cui si allungheranno un po' di più le squadre, ci sarà più possibilità nelle giocate sulla via di mezzo e sarà una partita, come ha detto lei, diversa. Con due sole partite ancora da giocare, viene quasi a dire che il tempo dei calcoli è finito, cioè può essere quasi che la partita contro il Napoli sia quasi più come atteggiamento una partita da competizione europea che non invece classica da campionato, quando se uno guarda al futuro ha ancora tante gare davanti, può magari fare qualche ragionamento in più? Sì, è vero, una partita più aperta, più da competizione di livello, di squadre che si vogliono poi sfidare a viso aperto, e noi siamo fatti trovare pronti quasi sempre, per cui l'andiamo a giocare e a misurarsi contro una squadra che può effettivamente dare un giudizio su quello che è il nostro livello raggiunto. La fermiamo ancora un attimo, però c'è qualcuno che la vuole salutare, immagino che anche lei voglia salutare. Lascio subito il microfono infatti a Sergio Pellissier. Il mister sono io che devo ringraziare te e salutare te per quello che hai dato al calcio, perché io sono un amante del calcio, non ho mai giocato, per cui mi sono nutrito dei calciatori forti che hanno fatto vedere professionalità e che gli sta a cuore questo gioco, che hanno consumato una vita dietro il pallone per alzare il livello di qualità. E Pellissier lo conoscono tutti, ha fatto grandissime cose. Il fatto di arrivare a questa età qui e poter giocare ancora con quella qualità è segno che ha dedicato poi una preparazione all'essere calciatore, che ha tolto qualcosa alla sua vita, per cui siamo noi che facciamo i complimenti a te, tu non devi dire niente, li devi solo prendere. No, così non vale, no, grazie mister, davvero. Sono i complimenti più belli perché sono detti a un grande allenatore che ha visto tanti giocatori importanti. E questo per me è un complimento veramente enorme, me lo tengo bello stretto. In bocca al lupo, ti aspetto da allenatore, perché tanto ormai con tutte le cose che conosci farai l'allenatore di sicuro. No, non è il mio campo, no, non ce la farei a sopportare tutti questi calciatori, no? Questi giovani di adesso, quindi non ce la farei. In bocca al lupo per quello che vuoi fare. Crepi altrettanto.